Mi avete già sentito dire la frase che i grassi bruciano al fuoco dei carboidrati. Ho già parlato in un video di cosa penso della dieta chetogenica e del fatto che togliendo completamente i carboidrati, l'unico risultato che si ottiene è quello di rallentare il metabolismo e poi creare un effetto compensatorio. Smetti di mangiare pasta e pane, perdi qualche chilo, più legato alle sostanze di riserva e acqua che al grasso, e poi, ovviamente, questa cosa ti porta a recuperare tutto. Inoltre, devi tenere presente che il non mangiare carboidrati è una cosa che è completamente incompatibile con la tua vita normale. E cosa succede? A un certo punto non ce la fai più e riprendi tutto il peso con gli interessi. Ma questo non è colpa dei carboidrati, è colpa del meccanismo che proprio tu hai messo in atto, cioè prima togliendoli e poi supercompensando. Allora il discorso è: se i carboidrati comunque devono essere inseriti nella dieta, come ti devi comportare? Sono il dottor Enrico Veronese, biologo nutrizionista, e in questo video ti voglio dire quali sono i carboidrati buoni, quelli che puoi mettere in dieta, quando li puoi mettere in dieta, e poi ti darò anche una ricetta per una pietanza proprio a base di un carboidrato che io reputo assolutamente valido. Quindi mi raccomando, segui bene il video sino alla fine. Però se ti interessa la salute e il benessere, iscriviti al mio canale YouTube, clicca sulla campanellina, aiutami a fare crescere questo progetto di divulgazione. Così potrò darti sempre contenuti migliori. E ti chiedo anche di mettere mi piace sulla fiducia a questo video, così YouTube lo farà girare di più. Mentre se vuoi iniziare un percorso nutrizionale con me, ti lascio il link qui sotto, così ci possiamo parlare. Come al solito, mi farebbe piacere sapere il tuo rapporto con i carboidrati, se li consideri nemici o amici, se li hai esclusi completamente dalla tua dieta e come li inserisci nella tua alimentazione. Mi raccomando, scrivi tutto nei commenti e non farti problemi, fai anche le tue domande sempre nei commenti, a quelle più interessanti e pertinenti ovviamente risponderò volentieri. Veniamo adesso a una lista dettagliata dei carboidrati buoni che con attenzione puoi introdurre nella tua alimentazione. In genere, quando pensi ai carboidrati, ti viene subito in mente la pasta e il pane, ma in realtà i carboidrati sono presenti in molti altri alimenti e alcuni di questi alimenti possono essere assolutamente funzionale alla tua salute e alla tua dieta. Tratto questi argomenti in modo approfondito nel mio libro che ti consiglio di leggere. Ti lascio il link qui sotto in descrizione. E ti voglio dire anche un'altra cosa, abbiamo la possibilità di vederci e possiamo parlare di nutrizione per 40 minuti, perché io il 31 maggio alle 18:30 in Piazza del Duomo a Milano, presso la libreria Mondadori, sarò presente alla presentazione del mio libro edito Mondadori. Quindi mi farebbe molto piacere incontrarti, ti aspetto. Ma veniamo alla prima categoria dei carboidrati buoni. Sono i carboidrati che sono presenti nelle verdure. Questi carboidrati, proprio per le caratteristiche biochimiche dell'alimento stesso, la presenza di fibre, vitamine, eccetera, eccetera, vengono assimilati più lentamente dall'organismo, fornendo un apporto energetico costante e prolungato. Non solo, le verdure sono fondamentali per la prevenzione di patologie oncologiche. Lo IARC stesso ne consiglia 4-5 porzioni al giorno. Ma mi dirai, anche nella frutta ci sono i carboidrati e lo IARC la consiglia come prevenzione? Sì, certamente. La frutta contiene tanti alimenti importanti e contiene anche dei carboidrati. Però attenzione, la composizione dei carboidrati della frutta è diversa da quella della verdura, perché nella frutta ci sono più
zuccheri semplici, che hanno un maggiore impatto sulla tua glicemia. Quindi, proprio per mitigare l'impatto dello zucchero, della frutta, sull'aumento dello zucchero nel sangue, conviene sempre mangiarlo associato a un alimento proteico, per avere un carico glicemico minore. E come ho già detto in molti video, la frutta è sempre meglio mangiarla nella prima metà della giornata o in prossimità di uno sforzo fisico, un lavoro pesante, allenamento, eccetera. Adesso continuiamo e passiamo alla seconda categoria, che è di alimenti che contengono dei carboidrati buoni e che io inserisco nei miei modelli alimentari. Si tratta dei legumi come fagioli, lenticchie, ceci. I legumi sono una fonte di carboidrati complessi, ma nello stesso tempo contengono anche delle proteine che vanno a mitigare il carico glicemico complessivo. Però devi fare attenzione. Molte persone tendono a pensare ai legumi come una fonte proteica e basta, e la sostituiscono alla carne o al secondo in generale. Dottore, io al posto della carne mangio i fagioli. Intanto ti consiglio di andare a vedere il mio video Impara a leggere le etichette. Perché? Perché leggendo i valori nutrizionali noterai immediatamente che mentre un etto di pollo non trovi praticamente carboidrati e trovi 22 grammi di proteine, nei legumi trovi una fonte di carboidrati variabile che potrebbe arrivare dal 20% sino al 40-50%, e se tu non tieni conto debitamente di questa cosa, puoi commettere ovviamente un errore importante. Terza categoria di carboidrati che puoi inserire nella tua dieta sono i tuberi, come per esempio la patata, sempre che tu la inserisca con la buccia e che magari la mangi dopo la cottura e dopo un periodo di permanenza in frigo che va dalle 12 alle 24 ore, in modo tale che l'indice glicemico si abbassi. Dopo questo periodo trascorso in frigo le puoi mangiare tranquillamente in insalata, fredde o tiepide, con un velo d'olio d'oliva e un pizzico di sale. Ti spiego bene questa cosa nel mio video Un trucco per mangiare il riso. Valla a vedere. Conviene anche per questo alimento associare comunque sempre a una fonte proteica. E ti voglio ricordare che le patate non sono verdure, non deve cadere in questo errore. Quando vai al ristorante e ti propongono le patate come verdure, devi pensare che è come se ti proponessero come contorno alla carne o al pesce della pasta. Perché? Perché le patate contengono carboidrati complessi. Tieni presente che il rapporto tra patate di pasta è 100 grammi di pasta equivalgono a circa 3 etti e mezzo di patate. Tieni presente che le patate contengono anche vitamina C e potassio, e ovviamente devi sempre evitare le patate fritte. Pensa che l'indice glicemico con questo tipo di cottura può arrivare a 90, quindi un indice glicemico molto alto. Abbiamo adesso la quarta categoria, una categoria comune che molti di voi ovviamente stanno già utilizzando, e cioè si tratta dei cereali integrali, cioè di quei cereali che derivano da farina integrale. Attenzione, qui faccio un'altra precisazione, perché molti di voi si sbagliano. Non è l'alimento ad essere integrale. A volte mi chiedono, dottore, ma il kamut è integrale? Non funziona così. L'alimento è integrale se la farina da cui deriva ha subito poca lavorazione ed essendo più grezza contiene più fibra. Quindi se l'alimento è integrale o meno non dipende dal tipo di cereale, ma dalla lavorazione che ha subito. Voi dovete guardare sull'etichetta, in particolare dove c'è scritto ingredienti. Ci deve essere scritto farina integrale. Se c'è scritto farina tipo 0 più integrale, potrebbe voler dire che non è completamente integrale. Potrebbe esserci il 90% della farina sbagliata e solo il 10% di quella giusta. I carboidrati integrali sono ricchi di fibra, vitamine del gruppo B, minerali come zinco e magnesio, ma soprattutto consentono quell'apporto di fibra totale funzionale alla flora intestinale e quindi alla eubiosi del tuo intestino, e a far sì che gli zuccheri complessi contenuti vengano assimilati più lentamente, evitando i dannosissimi picchi glicemici. Il discorso vale sia per la pasta che per il pane. 100 grammi di pasta equivalgono a 100 grammi
130 g di pane circa, tenendo presente che il pane ha l'indice glicemico leggermente più alto, però questo dipende da molti fattori variabili. Non tutto il pane ha lo stesso indice glicemico, come del resto la pasta. Veniamo adesso alla quinta categoria di alimenti che contengono carboidrati complessi che possono esserci utili. Ti voglio parlare dei pseudocereali come la quinoa, il grano saraceno e il bulgur. Questi alimenti non appartengono alla famiglia propria dei cereali, ma ne condividono le proprietà nutrizionali, quindi contengono carboidrati complessi e contengono fibre. Secondo alcuni studi, in particolare sulla quinoa, si conclude che questo pseudocereale ha addirittura caratteristiche migliori dei carboidrati provenienti dai cereali tradizionali. E parlando di pseudocereali, adesso, come promesso, arriviamo alla ricetta che voglio proporti e che io stesso a volte inserisco nella mia dieta. Si tratta di una insalata di quinoa e verdure. Vediamo come devi procedere. Ci va una tazza di quinoa cotta, un peperone rosso a cubetti, una tazzina di zucchine a cubetti, una mezza tazza di pomodorini tagliati a metà, un quarto di tazza di cipolla rossa tritata finemente, o se sei come me che la cipolla ti piace puoi usare una tazza intera. Poi un quarto di tazza di olive nere denocciolate tagliate a rondelle, una manciata di foglie di basilico fresco spezzettate, due cucchiaini d'olio extravergine d'oliva, mezzo limone e a discrezione sale e pepe. Come devi procedere? In una ciotola capiente metti la quinoa cotta con il peperone, le zucchine, i pomodorini, la cipolla rossa, le olive e il basilico e poi mescoli delicatamente, condendo con l'olio extravergine, succo di limone, sale e pepe, ovviamente a seconda dei tuoi gusti. Devi poi però lasciare riposare 30 minuti, così i sapori si amalgamano. Il risultato sarà una pietanza buona e facile da preparare, ideale per quando fa caldo e per il periodo estivo. Adesso invece ti voglio dire quando inserire i carboidrati nella dieta. Io in genere tengo a fare una sorta di imbuto, cioè a inserirne una maggiore quantità nella prima metà della giornata e poi a scendere gradualmente, in modo tale che i carboidrati complessi diminuiscano nell'arco della giornata. Per quanto riguarda invece i carboidrati semplici, gli zuccheri, mi regolo intorno a una percentuale massimo del 6-7% dei carboidrati totali e gli zuccheri li inserisco soltanto nella prima metà della giornata. Concludendo, quindi carboidrati nella dieta sì, ma ovviamente vanno inseriti con attenzione e nella giusta percentuale. Vi consiglio come sempre di farvi seguire da un professionista. Spero che i miei consigli vi siano stati utili, un saluto e al prossimo video. Se ti interessa intraprendere un percorso nutrizionale con me, puoi contattarmi al link in descrizione qui sotto oppure direttamente sul sito compilando l'apposito modulo. In questo modo avremo la possibilità di parlarci. Per me è molto importante avere un contatto diretto con il paziente, in modo tale che io ti possa spiegare il metodo, le tempistiche e le soluzioni che adotterei nel tuo specifico caso. Solo in questo modo potrai avere le giuste informazioni per poter decidere senza impegno se proseguire o meno il percorso con me. Un saluto. A presto e ovviamente continua a seguirmi.